Benvenuti da Kiba Stop. Io sono Matteo, Alex in regia. Procediamo a un unboxing velocissimo di un po' di gadget. Vediamo un po'. Serpentoni. Ok. Allora, iniziamo con i Cavalieri dello Zodiaco. Senseiya Panoramation. Leone Aiolia. Sono molto belle queste figures, escono con il loro tempietto e si possono ricreare le scene dell'anime. Ok, e lo piazziamo qua. Sempre Senseiya Panoramation, Pegasus anche. Versione Cavaliere di Bronzo, più piccoline, comunque tutte articolate anche loro. A differenza dei Myth Cloth, l'armatura non si può togliere, però sono articolate come dei piccoli Myth. Sì, dietro ti fa vedere anche la scenetta. Sì, ti fa vedere la scenetta, perché se tu prendi anche l'altro si riesce a comporre la parte del Grande Tempio. Si può costruire prendendoli tutti e collezionandoli tutto il Grande Tempio di Atene. Vediamo qua. Ok, e poi abbiamo un po' di kit. Kit di Gunpla. Abbiamo 100, nuova serie di Gunpla della Bandai, che sono, hanno la stessa scala degli MG, però sono meno costosi e più semplici da montare. Questo qui è il Barbados della serie Iron Blade Orphans. Bellino. Okay. Ok, questo invece è un vero e proprio MG, il Double X Gundam. Facciamo vedere. Notevole, notevole. Con i particolari anche delle ali. Adesso non so se si riesce a vedere dal video, comunque c'ha anche i piloti. Si vede. Ok. Abbiamo poi un HG, il Gundam G-Self, quello già completo con tutto il jetpack, dall'ultima serie di Tomino, Reconquista G. Da molti giudicata abbastanza discutibile, però il mecha design è molto carino. Qui ci sono dei pezzi dell'anime, quei personaggi e il robot è qua. Mi sembra che ci sia anche lo stand, la basetta. Sì, sembrerebbe di sì, perché qui è inclusa. Ok. E per finire, sempre dalla serie Iron Blade Orphans, un HG, il Helmwig Reinkar. Vedete, molto ignorante come mecha, vediamo se c'è, eccolo qua. Praticamente un toro. Sì, praticamente sì. Sì, sì. Un minotauro, ecco, quello che sembra. Ok, togliamo lo scatolone. Li piazziamo qui così li facciamo vedere, perché questo breve unboxing è terminato. Questi prodotti li potete trovare ovviamente da noi e da Kiba Stop. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Seguiteci sulla pagina Facebook e veniteci a trovare il negozio da Kiba Stop.